Emergenza lavoro, qual è la ricetta del governo? Beh, la nostra ricetta come governo si è manifestata negli ultimi due decreti, in particolare l'ultimo con l'idea di interventi incisivi sul fronte del lavoro, in particolare dell'occupazione per i giovani, in particolare del percorso scuola, formazione, lavoro, oltre che di queste importanti misure di detassazione per le nuove assunzioni. Parallelamente siamo mossi a livello di Unione Europea, risultato dell'ultimo vertice di giovedì e venerdì scorso, che hanno portato a un aumento notevole dei fondi messi a disposizione dall'Unione, in particolare per il nostro Paese, sul fronte proprio della disoccupazione giovanile, che secondo noi rappresenta l'aspetto da affrontare in via prioritaria. Sono di oggi i dati Istat sulla disoccupazione, dati preoccupanti. Qual è la sua opinione in merito? Come possiamo venire fuori, dati che calato coinvolgono anche tutta l'Eurozona? Sono dati preoccupanti, sono purtroppo la conseguenza dell'attuale crisi economica che rappresenta, non dimentichiamolo mai, l'evento negativo più sconvolgente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale per la nostra società civile in Europa, in generale nel mondo. Di conseguenza queste ripercussioni sul fronte dell'occupazione, di una crisi che ha stravolto gli assetti produttivi del nostro continente come delle altre parti dell'intero mondo, rappresentano una conseguenza che ci si aspettava. Questo non ne sminuisce gli effetti negativi per la società ed è proprio per questo che noi abbiamo posto proprio sulla lotta alla disoccupazione e in particolare alla disoccupazione giovanile l'accento maggiore. Perché la disoccupazione giovanile è l'accento maggiore? Perché rappresenta veramente una constatazione molto amara per una società il vedere i propri figli in senso lato, ma anche i propri figli in senso materiale, non avere una speranza sul futuro, e quindi attraverso un affrontare in via prioritaria la disoccupazione giovanile noi pensiamo di ridare anche una speranza a tutti noi come cittadini e come famiglie.